Agricoltura e cambiamenti climatici, questo è il tema della puntata di Agricoltura Veneta di questa settimana. Benvenuti. Se ricordate, 7 giorni fa abbiamo sentito il professor Luca Mercalli che raccontava come il cambiamento climatico incida e inciderà profondamente sulla nostra vita, sui nostri territori. Allora abbiamo voluto vedere questo cambiamento climatico nelle nostre zone in un momento particolare, ovvero quello della raccolta delle olive e della molitura per realizzare l'olio. Cominciamo sulle colline asolane con Bruno Bernardi, produttore e direttore di Aprola. Parleremo anche di latte in questa puntata. Come sta andando quest'annata e se si nota questo cambiamento climatico? Beh, allora l'annata sta andando molto male, rispetto a un'annata normale avremo un 30-40% di produzione, quindi siamo molto sotto la media. E l'andamento climatico secondo me sta influenzando la produzione delle olive. Dal 2016 abbiamo registrato un cambiamento. Sappiamo che l'olivo ha l'anno di carica e l'anno di scarica, che ante 2016 si realizzava ogni anno, ma si era preparati. Adesso invece con le temperature primaverili, diciamo gennaio, febbraio, marzo, molto alte, e poi nel momento della legagione, maggio e giugno, basse e con piogge notevoli, non riusciamo più a fare la quantità di olive che riuscivamo a realizzare prima. Noi continueremo a parlare di olive passando direttamente nel frantoio subito dopo i titoli. Poche olive a causa della siccità primaverile che ha impedito la legagione. Magra stagione per l'olio veneto che in queste settimane procede con la molitura nei frantoi. Ma nonostante questo, i dati positivi sono la qualità superiore e il ritorno dei giovani tra gli uliveti. Stalle sempre più in crisi per le contraddizioni del mercato. Da un lato cala il ricavo degli allevatori per il latte veneto, mentre dall'altro invece cresce il prezzo allo scaffale per i consumatori. Anche i vivai risentono del cambiamento climatico. Più controlli e analisi sulle piantine e trattamenti sempre più specifici per i nuovi virus e insetti. Il caso di Loreo, dove ogni anno si producono oltre 50 milioni di piante di pomodoro da industria. Il ricordo di Giorgio Cecchetto nella prima vendemmia senza di lui, fatta da ragazzi speciali dell'Associazione Italiana Persone Down. Non solo un gesto di solidarietà, ma la conferma dell'impronta positiva che lo storico viticoltore del Piave ha lasciato non solo nei suoi figli, ma anche in questi ragazzi. È tempo di cambiare il nostro verde su balconi e terrazze. Adriano Favaretto in questa puntata ci spiega perché scegliere i pansè e soprattutto come piantarli per godere dei loro colori anche durante il grigiore invernale. Tempo avverso, costo della vita che cresce e anche giovani che da una parte torneranno sempre più in agricoltura, ma che saranno sempre più schiavi del cellulare, nelle previsioni per questo mese di Morgana, la nostra fattucchiera del Sile. E allora, per capire meglio l'annata delle olive qui nel territorio della pedemontana trevigiana, ci siamo spostati alla tappa olearia qui a Cavaso del Tomba e siamo con il presidente Lino Talamini. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Allora, come sta andando questa annata? È un'annata un po' sottotono, un'annata scarsa di produzione, causa la cascola delle olive e un po' il cambiamento climatico che ha un po' cambiato un po' tutto. Ecco, sentite anche voi insomma questo cambiamento climatico nella produzione? Ma certamente, certamente, perché ha portato alla prolificazione di vari insetti, della mosca, in particolare la mosca olearia, che è il nostro nemico. Fortunatamente riusciamo a contenerla. Grazie presidente, adesso le notizie. Il Presto non decolla in Veneto. Infatti sono appena 1700 i lavoratori del settore agricolo che nel corso dell'anno sono stati assunti con i nuovi contratti di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, introdotti in via sperimentale per il biennio 2023-2024 per agevolare il reclutamento di personale aggiuntivo per attività saltuarie e limitate nel tempo. Troppa burocrazia, secondo gli agricoltori, che chiedono a gran voce il ritorno dei voucher, ma specifici solo per questo settore. Con il flagello del granchio blu cresce la domanda di seme per vallicoltori e molluschicoltori veneti. Questi ultimi stanno sempre più acquistando seme da riproduzione artificiale che necessita del preingrasso studiato dai tecnici di Veneto Agricoltura per aumentarne le rese. Ennesimo dato di come la molluschicoltura veneta sia ad una svolta dove bisognerà programmare l'allevamento abbandonando l'idea che la natura si arrangi da sola. 10 euro il chilo. È questo il costo minimo di produzione del miele veneto in linea con quello italiano.
A questo risultato sono giunti gli studi del CREA che, con il suo Centro di Politica e Bioeconomia, in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale Miele, ha realizzato l'indagine statistica Honey Cost, un'iniziativa unica e senza precedenti per il settore dell'apicoltura, che ha l'obiettivo di determinare i costi di produzione del miele attraverso una metodologia scientifica, rigorosa e precisa, con l'obiettivo di sviluppare una strategia aziendale mirata e di prendere decisioni gestionali più efficaci. Presidente Talamini, ci siamo spostati dove avete i vostri prodotti, ma quest'annata tiene di prezzo? Prezzo dell'olio dobbiamo ancora concordarlo, però quest'anno probabilmente ritoccheremo un po' i prezzi, visto anche i costi che abbiamo, il materiale, delle bottiglie, di tutto, perché tutto aumenta. Andare a tirare giù le olive, fare gli olivicoltori, sta diventando sempre più un mestiere da vecchi? Finché vanno avanti gli anziani, si va avanti. Però giovani non ne vedo molti. L'olivicoltura è una cultura da poco reddito, diciamo, però è una cultura che appassiona, perché la pianta d'olivo appassiona. I giovani apprezzano il nostro olio. Bisogna stimolarli con dei finanziamenti, fare qualcosa come stanno facendo anche sulle montagne, perché la montagna la stavano abbandonando tutti. Adesso c'è un po' una ripresa con questi maghe, con questi agriturismi in montagna, e quindi qualcosa dovrebbero fare anche per l'olivicoltura. E adesso, in tema di cambiamento climatico, ci spostiamo a Loreo per sentire il punto di vista dei vivaisti. A seguire un po' di pubblicità e poi seconda parte di Agricoltura Veneta. Negli ultimi 10-15 anni, a fronte di una globalizzazione più impegnativa, a fronte di un clima che ha cominciato a cambiare, che oggi è diventato esasperato, abbiamo la presenza e dobbiamo prevenire forme di patogeni cosiddetti alieni. Il cambiamento climatico è anche questo, e ben lo sanno i vivaisti, anello fondamentale della produzione agricola. E qui a Loreo a parlare è l'esperienza di Giampaolo Casarotto, 35 anni, tra sementi e piantine, in particolare di pomodoro e fragola. A livello di controllo non è più sufficiente il controllo visivo, ma facciamo delle vere e proprie campionature che mandiamo ad analizzare presso laboratori accreditati di livello nazionale e regionale. Maggiori controlli che appesantiscono i costi di produzione che, nonostante i recenti aumenti, secondo Casarotto, stanno mettendo in crisi l'intero comparto. Oggi investo da qualche centinaio di euro di un po' di anni fa a sfiorare i 15-20 mila euro di analisi, mentre prima questo non si faceva, non era necessario, diciamo. L'aumento del costo della piantina è stato importante, ma non è stato sufficiente, e lo dico seriamente, a coprirne realmente tutti i costi che abbiamo avuto. In ballo c'è il futuro di filiere importantissime per l'agroindustriale italiano. Sono filiere specialistiche, specializzate, una su tutti, ma non perché lei ha il pomodoro da industria, che è stata la prima, ha fatto scuola e sta ancora facendo scuola su queste cose qua, e noi la riportiamo su tutte le altre specie orticole che andiamo a produrre. L'azienda superficie coperta siamo a quasi 17.000 metri quadrati. Se parliamo di piantine, parliamo di pomodoro da industria, siamo attorno ai 50 milioni di piante. Sviluppano esse circa 1500 ettari di superficie, perché poi quando vanno trapiantati è così. Circa tra primavera e l'estate una trentina di milioni di radicchio. Brassiche facciamo circa 3 milioni di piante, e via via altre culture. Dietro di me ho la fragola. Fragola sto producendo 500.000 piante, sembrerebbero nulla o pochissime rispetto ai numeri che ho detto prima, ma il metodo per produrre questa piantina qua su un contenitore completamente diverso, come vi potete rendere conto, ha riempito tutta questa azienda. Le olive questa volta di Povo del Grappa e della zona del frantoio Monte Asolone per la seconda parte di Agricoltura Veneta. Vi stiamo parlando dell'olio e parliamo con la direttrice Michela Alberton. Come sta andando quest'annata? Anche per voi un po' difficile? Eh sì, anche per noi abbiamo riscontrato che c'è un calo di produzione. Poca produzione, qualità?
No, la qualità è discreta, sì, effettivamente, come potete anche vedere, le olive sono belle anche perché i produttori ci tengono, cercano sempre di portare olive sane al frantoio per avere la massima qualità. Questa è la diversa maturazione della tipologia di olive che è Leccino, e quindi la maturazione ideale sarebbe questa qua, centrale, quando è invaiata l'oliva, quindi metà verde e metà scura. Allora c'è la varietà frantoio che tendenzialmente è verde, la varietà Leccino tende a diventare scura. Scura invece nera, però abbiamo tantissime varietà di olive, quindi poi possono assumere anche altre colorazioni. E vediamo questo insetto, che cos'è? Questa è la fatidica mosca dell'olivo, che fa il danno perché depone le uova all'interno dell'oliva, che poi la larva si mangia la polpa e quindi arreca il danno che poi crea acidità nell'olio. Sembrerebbe che la mosca adesso ultimamente invece di fare 3 generazioni faccia 4, perché il clima è sempre più caldo, quindi la temperatura favorisce questo insetto, oltre ad altri insetti emergenti che si stanno avvicinando all'oliva che creano veramente danni. Grazie Michela, adesso il nostro Adriano Favaretto. In questa puntata parliamo delle fioriture invernali primaverili. Allora, svuotate le vostre fioriere e mettete giù i pansè. I pansè sono in fiore già adesso qualcosa, poi si fermano nel periodo più freddo, ma ai primi soli di febbraio partono di nuovo e vanno fino a giugno. Pansè ce ne sono di quelli piccoli, tappezzanti, che in primavera saranno un cuscino, oppure il grande fiori, come in questo caso. In funzione alla vostra vaschetta voi mettete le piante. Quello che vi raccomando sempre è quello di vedere che le piante siano franche di vaso. Vedete, sono piene di radici. Ecco qua, qui ce ne stanno 4 e quindi è già un pronto effetto subito. Sul vostro balcone, sul vostro terrazzo stanno bene, perché ravvivano anche la parte, danno luce alla parte invernale della stagione in pratica. Sempre si spalluca un po' la parte delle radici e andiamo a metterle giù. Ecco qua. E questa sarebbe a posto come ciotola. Facciamo i pansè tappezzanti più a cuscino, che diventano proprio un cuscino col fiore piccolo. Ecco, mettiamo questi qua. Bianco e azzurro, i colori di Treviso. Una bella bagnata, poi leggera, piano piano, in modo che il terriccio chiuda attorno alle radici e li mettete fuori. L'importante è i pansè, perché sono quelli che poi vi faranno ancora fiori durante la parte invernale. Se sono riparati non soffrono neanche proprio tanto il gelo. Non abbiate paura durante l'inverno, dateci un bicchiere d'acqua, insomma, no? Magari nella giornata più soleggiata, e poi li tenete sempre riparati. La prossima settimana tratteremo la piantumazione dei bulbi da fiore, cioè narcisi, giacinti, tulipani. E come sempre fate un buon lavoro. E Leonardo Bortolomiolo è uno dei giovani produttori dell'olio veneto del grappa DOP. Intanto quanti anni? 32 anni. Da quanti anni produttore? 8 anni che sono un produttore di olio extravergine di oliva. Questo sforzo di fare la DOP sta pagando? Sì, si sta ripagando piano piano con il tempo. Ci ho creduto fin da subito, perché secondo me è una garanzia che si dà allo stesso consumatore, in quanto c'è tutto un processo di certificazione da parte del CSQA. Senti, ma poi alla fine il consumatore te capisce? Sì, il cliente capisce, anzi col passare degli anni sempre di più il consumatore è attento a quello che sta comprando e conosce quello che vuole. Qual è la vostra clientela? La clientela, beh, la ristorazione, e poi ci sono anche i privati. Insomma, aver fatto la scelta di puntare sulla qualità sta pagando? Sì, la qualità sì, sicuramente ripaga, c'è uno sforzo alla base, però dopo quell'andare avanti negli anni ripaga, e sono contento davvero di quello che sto facendo e che sto creando. Grazie, adesso il nostro Renzo Gatto. Dato che questa settimana parliamo dell'olio d'oliva, ecco che noi ne parliamo dal punto di vista salutistico.
L'olio d'oliva è un olio grasso vegetale, probabilmente per la nostra salute il migliore. Intanto il 99% è composto da grassi, grassi saturi, monoinsaturi, poliinsaturi. Tra questi circa il 73-74% è acido oleico. Nel bambino, anche nei primi mesi di vita, l'acido oleico stimola la formazione e il miglioramento del sistema nervoso centrale. Stimola anche la formazione delle ossa lunghe. Si è visto che l'olio d'oliva ha una composizione molto simile a quei grassi presenti nel latte materno. Però si è visto che anche nelle persone oltre i 55 anni che consumano olio d'oliva c'è una diminuzione della fragilità delle ossa. Rimanendo nelle persone adulte, si è visto che ha la capacità di abbassare, anzi pur lievemente, la pressione sanguigna e soprattutto di migliorare l'assetto cardiocircolatorio. Una componente importante dell'olio d'oliva è l'olio rupeina, che è una componente molto amara, attenzione, non acida, amara, e questa ha proprio la capacità di abbassare la pressione sanguigna. L'olio rupeina è presente in quantità molto elevata anche nelle foglie dell'olivo. Ecco allora che vi do una tisana che potete utilizzare sia per abbassare la pressione sanguigna e sia anche per controllare meglio la glicemia. Allora si prendono 20 grammi circa di foglie fresche di olivo, si mettono in 300 ml di acqua, si fa bollire fino a che questi 300 ml diventano 200, si lascia raffreddare, si filtra. Ecco, di questo possiamo berne un bicchiere al giorno per moltissimi giorni. Termino con una curiosità. Sugli scaffali a volte troviamo scritto sulle etichette olio extravergine di oliva grezzo oppure non filtrato. Pensiamo che sia migliore. No, non è migliore. La filtrazione porta via delle microcellule che possono andare in sospensione e queste sono, come dire, hanno la capacità di irrancidire molto prima. Per cui preferiamo l'olio extravergine d'oliva filtrato, non raffinato, filtrato. Il Monte Azzolone non è solamente frantoio, ma è anche un mini caseificio. Siamo con Anna Donazan, che tra l'altro è stata anche vincitrice al Casius di uno dei grandi premi legati al Morlacco. Non sono tanti anni che faccio formaggio e vincere quel Morlacco, che è il formaggio del Grappa, e il Grappa è la nostra montagna. Tu sei giovane, perché hai deciso di fare la Casara? Io ero rimasta senza lavoro, avevo già fatto un corso da Casara, così per... Mi sarebbe piaciuto lavorare in montagna e ci ho provato e sono 4 anni e mezzo. In un momento in cui il latte è un po' sotto attacco, il tuo lavoro ti dà soddisfazione economica? Sì. Però la maggiore soddisfazione ce l'hai nel produrre, insomma. Sì, certo. Hai vinto un premio, secondo te quanto conta la qualità in questo prodotto? Conta tanto la qualità del latte, perché se ho il latte che non va bene non riesco a produrre un buon prodotto. Ti sei resa conto negli anni di un cambiamento climatico e quindi di un cambiamento della qualità? Beh, rispetto al primo anno che ho fatto, sui Maiga che ho fatto formaggio, era molto più fresco, più umido, e invece con il passare di questi 2-3 anni ho visto proprio che è molto più caldo, è asciutto e cambia proprio, anche dentro al magazzino dove teniamo il formaggio, cambia, è cambiato. Grazie, adesso zampettando. Oggi parliamo del riccio africano. Intanto perché africano, avendo noi un riccio europeo? Il riccio europeo, quello che a volte troviamo nell'ambiente, non è possibile acquistarlo, non è in vendita, e qualora venisse trovato, l'ideale sarebbe lasciarlo nel suo ambiente. Se malato, se traumatizzato, si può raccoglierlo per portarlo a un CRAS, Centro Recupero Animali Selvatici. Questo invece è il riccio africano, è un animale che sempre più comunemente troviamo nelle nostre famiglie, è acquistabile, è un pochino più piccolo rispetto al riccio europeo e ha un colore chiaro, specialmente sul ventre. Sono animali un po' diversi dal nostro riccio. Primo, dobbiamo tenerli in una teca
come i serpenti, come i rettili, perché hanno bisogno di un ambiente molto diverso da quello europeo. Hanno bisogno di un'aria asciutta e di una temperatura molto calda. Ecco che la teca permette di mantenere un punto caldo di giorno e di notte sopra i 30 gradi e il riscaldamento all'interno della teca asciuga l'aria. Sono degli animali quasi esclusivamente insettivori. A dispetto dei nostri ricci non mangiano frutta, insetti, ma la loro dieta è al 90% data da insetti e quindi dobbiamo fornirgli grilli, tarme, cammole, blatte. Certo, la dieta può essere integrata con del mangime specifico per ricci oppure all'occorrenza con mangime per gatti di buona qualità ad alto tasso di proteine. A differenza dei ricci europei non fanno il letargo, quindi sono animali che ci faranno compagnia durante tutti i mesi dell'anno. Ricordiamoci però che sono animali notturni crepuscolari, quindi tenderanno a dormire di più durante il giorno e a rimanere molto attivi alla sera o durante la notte. Sono animali relativamente longevi, a dispetto dei comuni roditori, criceti, topolini che purtroppo vivono pochi anni, un riccio africano dura 6, 7, anche 8 anni. Sono animali intelligenti che si abituano alla persona che se ne prende cura e sanno dimostrare il loro affetto. Bruno Bernardi, dove ci hai portato adesso? Beh, in un'azienda che ha creduto nella produzione del latte ai piedi di Borso del Grappa. Siamo qui perché c'è un tema, quello del valore del latte. Sì, in questo momento c'è un momento di, possiamo dire, di preoccupazione da parte del consumatore che trova il latte fresco a un prezzo alto. Contemporaneamente abbiamo il produttore che si lamenta perché il prezzo del latte pagato alla stalla è troppo basso. Mauro Agnesotto, ma è vero che vi pagano poco il latte? Sì, adesso siamo partiti da gennaio che eravamo a 60 centesimi e un po' alla volta siamo arrivati a 50 e sembra che non vogliono neanche fermarsi. Perciò al consumatore il latte è ancora caro e noi abbiamo già perso 10 centesimi. Forse perché si sono abbassati i costi delle materie prime? Allora, i costi delle materie prime che si sono abbassati sono solo sui cereali e su quelli della soia, tutti i proteici sono aumentati, perciò noi non è che abbiamo tanti margini. A 60 se andava bene, a 50 si è al limite, se che noi siamo un'azienda a livello familiare si va anche bene, più o meno, quelli che hanno dipendenti e roba, a quel prezzo là non ce la fanno. Ma secondo lei dov'è che si dovrebbe andare a toccare? Sul trasporto, sulla trasformazione? Sulla trasformazione e sulla grossa distribuzione dovrebbero venirci incontro e dire sì, voi siete presi al limite, un po' molliamo anche noi e così siamo tutti contenti. Grazie, continueremo su questo tema, adesso ci fermiamo perché parliamo di una vendemmia davvero speciale. È la prima volta senza di lui, ma da 19 anni la tradizione la portiamo avanti con gioia, questi ragazzi che anche oggi ci hanno regalato grandissime emozioni e noi siamo qua con loro per continuare e fare sempre di più per questi ragazzi e questa associazione. Ciao mamma! Finalmente siamo tornati alla vendemmia di Giorgio Cerchetto. Siamo con una vendemmia solidale con Raboso. Grazie a lei abbiamo vendemmia in pluma. Giorgio adesso è in cielo, devo ringraziarlo e la vendemmia era fatta tra di noi. Per Giorgio che non c'è più. Il mio onore stare con gli altri, l'amore sia sempre avanti. Perché i ragazzi aiutano il Sanremo Arbitri. Per progetti così, vino, rapporto, bisogna fare queste cose belle. Grazie a tutti. Ci hanno regalato un bellissimo quadro con la foto di gruppo fatta l'anno scorso, nella quale c'era anche il papà. Lui questi ragazzi li aveva nel cuore ed è bello vedere che anche loro continuano a ricordarlo e a lasciarci un segno, e questa unione continuerà sicuramente anche con noi ragazzi. È sempre una gioia, un momento di festa, insomma, condividerlo poi con i ragazzi. Ci piace sempre, la famiglia è sempre stata legata a loro, per cui continuiamo anche nel segno di papà. Ci speriamo, dai.
E siamo andati a trovare Gabriele Tognolo, che è un trasformatore del latte, perché produce formaggi e poi vende anche il latte fresco. I produttori dicono che, insomma, siete un po' voi che dovreste essere un po' più, come dire, aperti a dargli una mano, perché il costo del latte, il valore del latte che loro prendono in questo momento non gli permette di stare in piedi. Per me dobbiamo valorizzare il latte. Come si fa a valorizzare il latte? Con i nostri formaggi tipici, con i prodotti di alta qualità e che rappresentano il nostro territorio. Poi voi lavorate anche il latte che viene dalle malghe. Come tenere, come riuscire a sostenere chi produce in alpeggio? Ma guardi, cerchiamo di fare di tutto perché il formaggio adesso ottenuto in alpeggio ha il suo mercato, piccolo che sia, non so perché. Dobbiamo far sì che il formaggio dell'alpeggio abbia certamente quella qualità in più che si distingua con gli altri formaggi e secondo me piano piano verrà valorizzato. Per ultimo, dal suo osservatorio si vede il cambiamento climatico? Beh, noi lo vediamo certamente dal meno latte che ci arriva in azienda, quindi avremo meno formaggi da mettere nelle tavole dei nostri veneti. Grazie, adesso le previsioni. E purtroppo ancora una volta, come dire, i nostri territori sono stati colpiti da un evento molto forte, che è quello di piogge continue, estese, che portano ad allagamenti e ad altri problemi anche sul litorale. Questo è dovuto, come si vede dalla carta, e diciamo il responsabile è una depressione, quindi un ciclone che è molto lontano dalle isole inglesi, come vedete determina il tempo su di noi. La situazione, ecco, adesso va migliorando, abbiamo ancora qualche breve precipitazione, la percentuale aumenta e poi per domenica mattina, poi gradualmente, insomma, e anche velocemente direi, ci sarà un miglioramento. Certo, questo guasto è stato forte, quindi la guarigione, diciamo, l'atmosfera ritrova il suo equilibrio con una gradualità, e quindi avremo la prossima settimana l'insegna un po' della variabilità, quindi ancora qualche precipitazione, questa ci sarà abbastanza presente, non dovrebbero esserci più problemi grossi. I venti tendono a moderarsi, per ora abbiamo ancora qualche rinforzo dai quadranti occidentali. Le temperature in pianura 13-14 gradi, le massime intorno 18-19 gradi. L'Alta Adriatica è per ora molto mosso, anche il mare ha fatto diversi danni sulla costa purtroppo, abbiamo avuto mareggiate forti, comunque anche il mare, che per ora è molto mosso, dovrebbe attenuare il proprio moto ondoso. È tutto. E per le conclusioni siamo tornati con Bruno Bernardi, siamo tornati in mezzo ai suoi olivi. Insomma, cambiamento climatico si sente dappertutto, sia per quanto riguarda l'olivo, sia per quanto riguarda il latte. Insomma, come dobbiamo ripensare l'agricoltura se continua a cambiare il clima? Bisogna pensare ad altre varietà, bisogna pensare ad altre razze? Beh, non è proprio semplice. Noi stiamo la pianta d'olivo col tempo, con gli anni, molto probabilmente si adatterà a questi nuovi andamenti climatici. Per quanto riguarda invece il settore lattiero caseario, il produttore, attraverso il benessere animale, sta facendo un grossissimo lavoro nel rispetto della salute degli animali e del mantenimento positivo della mandria. Ultima battuta invece riguarda questo tema del latte. Chi trasforma il latte in formaggio sicuramente riesce ad avere dei realizzati, anche se non sempre è così facile, visto la concorrenza che c'è, specialmente anche con i formaggi esteri. Dobbiamo dire però che l'Italia e il Veneto è forte con i DOP, che finora hanno trainato tutto quanto il settore, e di questo bisogna dare atto e credere nelle DOP. Lei ha iniziato con il Casius Veneti, adesso è diventato addirittura Casius, quindi internazionale, un gran passo in avanti. Sì, è stato un momento importante, specialmente quello di quest'anno, Casius 2023, che ha visto la presenza di oltre 80.000 persone, visitatori, attenti. Quindi il latte si salverà nella qualità? Il latte si salverà nella qualità e nella promozione. Grazie a Bruno Bernardi, si chiude qui questa puntata di Agricoltura Veneta. Essendo la prima puntata del mese, l'ultima parola c'è la Morgana, che ci racconterà come andrà appunto questo mese di novembre, e noi ci vediamo la prossima settimana. Riva novembre, sul fiume Silente, e Morgana se qua, senza spese, a contar a chi che sente come sarà anche sto mese. Scomissiemo col tempo, sana brutta crose, ricordeu quando il giasso era in ogni canton. Adesso se massa caldo e niente brose, che non prepara a terra nuova stagione. E poi passiamo dal seco ai brentane potenti, con l'acqua che prima manca e dopo me fa danai.
Occio, che sto mese bisogna stare ancora più attenti per non trovarsi questi vai e impantanai. Neanche qui schei sarebbe messi, peraltro con l'inflazione che caerà, con paghe sempre qui e più alti i prezzi, tirare ancora a cinghia a me toccherà. E dopo sti giovani sempre pimati che fa tiri pa farsi vedere bei al cellulare. Se no che tiremo i reci ai primi atti, e arriverà a darghe a tutti anche a sopare. E i veci sempre pisoi che nessun che va più a trovarli. Gente, se vede che non va più i soffioi, de voi altri con sorriso a saudarli. Tornando ai contadini sue rive, sto anno parloio se magra produzione. È il secco che ha fatto poche olive, però i dise che il sarà ancora più buon. E poi sto tempo che fa fiare radicio, co campi pieni de foglie, za alte più de 20 schei. C'ha poco da dir chi che sta sentà in ufficio. Qua è il primo, riva dal Trentin e ciao bei! Però, de sto pronostico, l'ultima ispirazione se de giovani che su campi stae sarà sempre più pien. Fioi preparai, attenti e qua convinzione che coltivando a terra se vive sempre più ben. E queste de Morgana strasille siese se stai anticipazione pa sto mese. Saiudo, spettandovi a dicembre in pastoria, per altre previsioni in allegria.